Bene, voglio lanciare questo appello e vi saluto tutti intanto qui da Genova. Mi ritrovo al congresso eucaristico, stiamo puntando lo sguardo sull'Eucaristia, quel pane che si spezza. E domani dobbiamo farci pane per i nostri fratelli che sono stati colpiti dal terremoto. Un po' conosciamo che cosa significano certe tragedie, terremoto nella nostra diocesi, del Belice, la frana, e si sa che quando si perde tutto la speranza muore. Ecco, domani è la giornata della solidarietà, privarsi di qualcosa per donare a chi è nel bisogno e capire il significato dell'Eucarestia, è quel pane che si spezza per dar vita. Ecco, l'appello che vi faccio è che davvero ognuno, pensando alla sua storia, a quello che ha vissuto, apra il cuore a questi fratelli che hanno bisogno di speranza e di aiuto. Vi chiedo di essere generosi, non vi meravigliate se il vostro vescovo vi tende la mano e vi chiede la carità, ma quando la carità è per quelli che hanno bisogno, ecco là dobbiamo rispondere al Signore che, facendosi pane, si è fatto compagno di viaggio. Vi ringrazio per l'attenzione, sono qui, prego per la diocesi, stiamo vivendo un momento di Chiesa italiana e voi siete nel cuore.